Ciao anime incantate, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Nia e questo è The Enchanted Dimple, come sempre. Ditemi un po' come va la vita, spiegatemi che cosa fate in questo periodo, come vi sentite. Vi rispondo sempre nei commenti, quindi se vi va di lasciarmi un commento qui sotto mi fa tanto piacere, anche per scambiare quattro chiacchiere. E nel video di oggi, proprio appunto per scambiare quattro chiacchiere con voi, sto per fare un video tag in cui risponderò a delle domande. Questo è un video tag che già era esistente, si chiama Witchcraft Challenge e ci sono tante domande, ecco così dovreste vederlo. Allora, la prima domanda dice: cosa ha fatto sì che venissi spinta verso questo cammino? In poche parole, io ho sempre creduto in qualcosa di più grande di me. Io ho un passato da cristiana, come penso tutte le persone italiane hanno questo background, almeno per quanto riguarda i propri parenti. E praticamente la mia famiglia è una famiglia cristiana e sin da bambina mi sono sempre, non mi sono mai bastate le risposte che mi davano per quanto riguarda quel credo. Ho sempre cercato di capire di più, ho sempre avuto questa sensazione di poche risposte e tante domande. E quindi sin da bambina ho sempre avuto questa cosa che però io speravo di poter essere magica, di poter spostare le cose, gli oggetti, di poter volare. È sempre stato un mio desiderio, anzi io ero proprio convinta di poterlo fare. Andando avanti col tempo mi sono trovata a sentirmi stretta in questa situazione. Ho visto troppe cose storte, troppe cose che non andavano in quella religione, quindi piano piano mi sono distaccata. Infatti per un periodo ero convinta di essere atea, però allo stesso tempo credevo sempre in queste entità superiore, come se ci fosse qualcuno, qualcosa che fosse impercettibile, che vegliasse su di me. Non ho mai saputo spiegarmi quello che credevo, però poi un giorno mi decisi a cercare tutti gli ideali su internet di tutto quello che credevo e trovai appunto la religione Wiccan e scoprì che tutto quello in cui credevo era racchiuso in questa religione, quindi io ero Wiccan ancora prima di scoprire questa religione, insomma. Quindi lo sono sempre stata fondamentalmente perché ricordo da piccola che mettevo le mani nella terra e pensavo di poter parlare con la terra, oppure ricordo di quando avevo 14-15 anni e già quando stavo male piangevo. Cercavo un posto con l'aria, il vento, perché non so, il vento mi ha sempre dato una sensazione di conforto. Poi se piangevo e portava via le mie lacrime, per me era come se qualcuno le stesse asciugando. Passiamo alla prossima domanda, però. Con quale divinità lavori e pratichi? Allora, come avrete visto dai miei video precedenti, io spesso vi ho nominato la dea Ecate, tanto è vero che ho anche una gatta che si chiama Ecate in suo onore. Poi ve lo spiego in dettaglio perché è una cosa molto particolare che mi è successa e vi farò un video approfondito. Se vi va, fatemelo sapere nei commenti se volete saperlo più nel dettaglio, perché il video ha 30 domande ed è difficile parlare di tutto. Invece, come divinità maschile, dimenticavo, c'è senz'altro Apollo, perché quando sto male, oltre al vento, a confortarmi, cioè quando sono depressa, quando sono scarica, mi metto al sole, il sole è come se mi ricaricasse, quindi so che c'è questa connessione, anche se come se fosse qualcosa di naturale, come se non dovessi neanche pensarci. Con che tipo di strega ti identifichi? Ah, questo perché ci sono diversi tipi di strega, magari faccio un video anche su questo. Fatemi sapere nei commenti i video che vi interessano, così vi faccio uscire prima quelli. Come mi identifico con due tipologie di strega. La prima è la strega verde, perché mi piace tantissimo includere nella mia pratica erbe e fiori essiccati. Tanto è vero che, come in qualche video che ho fatto avete visto, tendo spesso a essiccare i fiori per poterli poi utilizzare nella mia pratica. E poi come strega del focolare, perché mi piace incorporare
nella cucina anche l'uso di queste erbe, di queste spezie, connettermi con i cicli della natura oppure riceverne i loro benefici. Poi, domanda numero 4. Perché la stregoneria è importante per te? È importante sia dal punto di vista mio terapeutico proprio, perché praticare un incantesimo, un rituale, per me è una forma di connessione delle energie, è come se mi riconnettessi anche con me stessa e per di più poi con la meditazione io riesco a scaricare le energie negative che ho e riesco poi a stare bene con me stessa e riesco poi a connettermi anche con i cicli della terra che è molto importante. Domanda numero 6, che tipo di pietre o cristalli ti richiamano di più? Vi devo svelare che ho un odio profondo per il colore blu. In generale nella vita proprio, qualunque cosa che è di colore blu, nel senso che per esempio non indosserei mai una maglietta blu, io è il colore che più odio, il color blu. Però devo ammettere che le pietre blu mi richiamano sempre tantissimo e probabilmente mi rendo anche conto che forse questo odio verso questo colore sia proprio perché effettivamente ho bisogno di questo colore proprio dal punto di vista di connessioni eccetera, mi rendo conto proprio con questa cosa delle pietre, mi dico sempre, ma come io odio il colore blu e mi ritrovo sempre con pietre blu nella mia collezione. Difatti ho una sodalite che mi ha richiamato in maniera pazzesca, la fluorite è azzurra, io odio qualunque tipologia di blu, quindi tutte le varie gradazioni, il blu, l'azzurro, il celeste, il turchese, tutti, tutti, li odio tutti, però me li trovo sempre nella mia collezione perché sono le pietre di cui sento proprio di aver bisogno, pure a livello di significato, di connessione, non ho mai capito perché. Sinceramente, se uno mi facesse la domanda a bruciapelo, qual è la pietra che più preferisci? Io risponderei l'ametista perché effettivamente come vedete dallo sfondo e dai miei video, il viola è il mio colore preferito in assoluto perché tendo sempre ad andare verso le ametiste, però poi mi rendo conto che alla fine, anche se ho più pezzi di ametista, alla fine se invece andiamo a guardare per colore mi rendo conto che ho più pietre blu, azzurre e turchesi. Vi prego ragazzi, sopportatemi. Qual è la tua più grande ispirazione stregonica? Allora, no, non mi ispiro sinceramente a nessuno, perché per il mio percorso so che il mio percorso deve essere un percorso mio, così come penso che per tutti debba essere. Il percorso è qualcosa di personale e io non posso ispirarmi a qualcuno o tendere ad avere un riferimento. E questo perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha bisogno di diverse cose. Per esempio, attenzione con la risposta a questa domanda, in quel momento io intendevo dire che non mi rifaccio a nessun modello di nessun'altra persona, però sì, prendere ispirazione da qualcuno perché quello che dice può essere motivante oppure può essere qualcosa di giusto, va bene, ma se devo fare qualcosa perché lo dice qualcun altro, anche se devo andare contro i miei ideali, assolutamente no. Se ti senti a tuo agio, mostra il tuo altare. Se non ti senti a tuo agio, mostra qualcosa di witch related, associato alla stregoneria. L'altare mi metto la foto. Però nel frattempo vi mostro i miei tarocchi. Ragazzi, si stanno consumando. Questi sono i miei tarocchi. E questo mazzo è fantastico perché ti sputa proprio le cose in faccia. Cioè, non si fa scrupoli nel dirti le cose. Diario relativo alla stregoneria come un libro delle ombre. Questi due sono gli ultimi che sto usando, Libro delle Ombre, Libro Specchio. Qual è il tuo show, film o libro relativo alle streghe preferito? Ragazzi, questo io ho risposto a questa domanda anche nel The Enchanted Tag, il film preferito è Amore Incantesimi, insieme ad Witches of Eastwick, e poi mi piace tantissimo come telefilm le Terribili avventure di Sabrina, la serie nuova, anche se è un po' un minestrone. Poi magari si può approfondire questo argomento in un altro video, fatemelo sapere nei commenti, sto diventando quella persona. Ragazzi, scrivetemi un commento, lasciatemi un commento, lasciatemi un commento, ma davvero io non so quale video fare per primo perché ho troppe idee. Magari se voi mi dite che c'è quel video che vi interessa di più, io sto lì a farvi prima quello. Usi Tumblr per la stregoneria? Penso che sia
una domanda che, perché sì, su Tumblr si trovano degli incantesimi, eccetera, e devo dire che qualche volta quando ero agli inizi soprattutto, cercavo questi incantesimi e spesso ho trovato la mia risposta proprio lì, quindi è un buon strumento, però al momento non lo uso. Hai un altare virtuale? Qual è la sua opinione su di essi? Allora, ripeto, ognuno può fare quello che vuole. Non ho un altare virtuale perché non penso sia qualcosa di utile per la mia pratica. Preferisco avere il mio altare dove posso tenere quello che desidero e quindi ho il mio altare fisso, non ho un altare virtuale. Qual è la tua opinione sugli emoji spells? Allora, voi forse non lo sapete, perché è una cosa che sta andando tantissimo in America, ma stanno creando degli incantesimi con le emoji. Praticamente in America sta andando tantissimo questa cosa di fare questi emoji spell, ovvero questi incantesimi con le emoji, che voi potete mandarlo praticamente a chiunque voi volete e nessuno saprà mai che gli avete inviato un incantesimo perché sono queste emoji. Allora, vi faccio vedere come funziona ed in pratica voi aprite per esempio WhatsApp. Mettete le emoji. Allora, innanzitutto mettono, quindi prendono le emoji della sfera, la mettono due volte, poi vanno al centro e mettono le emoji relative a quello che vogliono fare. Mettiamo che vogliono mandare l'incantesimo d'amore, mettono i cuori, poi mettono le due persone e mettono, facciamo lui e lei. Ecco qua, e tipo così hanno creato il loro incantesimo. E questo praticamente sarebbe un legamento, però probabilmente potrebbero mettere, per dare l'impressione del legamento, una corda. Vediamo se esiste corda. Ah, perfetto. Ecco qua. Ecco qua. Così è perfetto, lo inviano e emoji a caso e in realtà gli ha mandato un incantesimo. Allora, per quanto riguarda invece quello che penso io di questa cosa, non c'è tutta quell'inserimento di energie vere e proprie, perché tu prendi, mandi delle emoji così velocemente e non stai lì a pensarci troppo. Poi non so loro chi lo fa, se ha qualche altro metodo per farlo, però se si abbina questo a un incantesimo classico, di sicuro è una cosa che può dare quella spinta in più, forse, ma sicuramente da solo per me non ha valenza. Vi sto facendo una testa così, una testa così vi sto facendo. Quali sono i tuoi tipi preferiti di stregoneria? E se hai dei tipi preferiti, quali sono? Ovviamente sono quelli a cui mi sento più associata. Fai bagni rituali o bagni magici? Sì, ovvio. Qual è il tuo tipo preferito di incantesimo? Ah, questa è bellissima questa domanda. Non ci avevo mai pensato su quale fosse il mio preferito, però mi piace tantissimo fare incantesimi e rituali per allontanare le energie negative o le persone negative, perché sono quelli che più mi riescono, quelli che riesco a far avvenire nel miglior tempo possibile. Inoltre sono quelli che mi danno anche una spinta in più e mi danno una certa pace interiore dopo averli fatti. Crea un incantesimo dell'amore verso se stessi e fallo se vuoi. Vabbè, non mi pare il caso di farlo adesso. Un incantesimo per l'amore verso se stessi sicuramente può essere un bagno rituale con dei petali di rosa, lavanda e usando un bagno schiuma alla rosa, alla lavanda o al jasmine. Qual è il tuo animale totem? Il mio animale totem è il cavallo. Poi c'è scritto qual è il tuo animale spirito. Penso che traduzione in italiano sia animale guida. E penso che il mio animale guida siano tre, ovvero siano il gatto, i pesciolini rossi e il serpente, perché sono gli animali che sono sempre nei miei sogni e sono animali ricorrenti nei miei sogni. Ogni volta che si ripresentano nei miei sogni sono sempre degli avvertimenti. Aiuti gli altri con la stregoneria? Se mi viene richiesto e so realmente la situazione qual è, stiamo parlando di persone a me care e a me vicine. Se non conosco la persona, ovviamente è un no, perché non so mai se la situazione è vera al 100% e non voglio andare a sprecare le mie energie per qualcuno che ipoteticamente potrebbe dirmi delle stupidaggini oppure no. Poi, come mostri l'amore verso te stessa? Curando me stessa. Come fai a gestire l'odio che viene dalle altre persone? Non lo gestisco.
Nel senso che se qualcuno viene a farmi una critica, rispondo in modo sarcastico, facendo sentire quella persona strana, nel senso che appaio come una persona strana, in modo che quelli dicono: cavolo, ma che sta dicendo questa? Per esempio, mi dicono: oddio, non sta neanche provando a andare contro quello che le sto dicendo. Cioè, faccio vedere che non mi impegno proprio, perché finché si parla di altre persone che non mi sono care, non mi interessa. Pratichi in maniera solitaria o in una coven? Io pratico in maniera solitaria. Non conosco persone a me vicine che hanno questa pratica stregonica, né tantomeno che siano Wiccan, e quindi non pratico in coven. Se mai dovessi conoscere qualcuno a cui sono legata, a cui sarò legata in futuro, cioè, non escluderei una pratica di gruppo. Che tipo di magia fai? Bianca, rossa, nera? Allora, per me la magia non ha un colore, non so quante altre volte dovrò dirlo, ma la magia per me non ha un colore. Stregoneria, io pratico stregoneria e sta a me decidere e sapere quali incantesimi sono negativi e quali sono positivi e quando saper fare un incantesimo perché sono in pericolo e quindi in quel caso è un incantesimo di difesa e non ci vedo niente di male. Qual è il tuo elemento preferito? Il mio elemento preferito è l'aria. Ah, però ci tengo a precisare che tutti gli elementi sono importanti, che poi uno può avere una preferenza, ok, però tutti e quattro gli elementi, tutti e quattro, anzi tutti e cinque gli elementi sono importanti. Qual è il tuo segno zodiacale? Il mio segno zodiacale è Bilancia. Conosci il tuo segno zodiacale? Sì, abbastanza. Purtroppo sì, sono Bilancia e sono anche ascendente Vergine, quindi sono molto precisa e molto pignola, sia perché la Bilancia è sempre alla ricerca della perfezione in tutto e sia perché il segno della Vergine è un segno che è sempre molto pignolo e organizzato, preciso e stacanovista, quindi sì, sono io. Qual è la tua materia preferita per le tue ricerche? La stregoneria, tutta la stregoneria, qualunque cosa, l'esoterismo di qualunque ramo stiamo parlando, tutto quello che riguarda stregoneria, esoterismo, magia, di tutto, anche addirittura mi piacciono tantissimo le teorie di cospirazioni, anche quella sulla Terra piatta, nel senso che anche se sono assurde, mi affascina conoscerle. Poi, ovviamente, anche se poi fondamentalmente sono quasi tutte sbagliate, però qualcuna è carina da sapere. Qual è la ragione che ti fa restare una strega invece di lasciare tutto andare? Non so perché qualcuno ha ideato questa domanda, però è semplice perché sono così, questa è la mia natura. Non credo che potrò mai lasciare andare una cosa del genere. Qual è la tua motivazione principale? La mia motivazione principale è stare in pace con me stessa e poter riuscire a essere felice un giorno, completamente. Per quanto riguarda la mia parte spirituale, ci sono abbastanza vicina, eh. E quindi, ragazzi, con queste le domande sono finite. Questa chiacchierata sarà stata lunghissima, spero di tagliare tante parti, altrimenti vi annoierò di sicuro. E ragazzi, vi lascio un grosso bacio come sempre, ci vediamo alla prossima. Se vi va, seguitemi sui social, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commento, perché mi fa sempre tantissimo piacere.